come di consueto negli ultimi anni, Nintendo non terrà una vera e propria conferenza. La sua strategia per le tre si estrinseca invece attraverso una serie di annunci lampo comunicati attraverso dei filmati preregistrati, che viene chiamato semplicemente Nintendo Direct E3 2018. La Nintendo Treehouse, poi, si occuperà del vero E3, quello che in pochi conoscono e che risulta tuttavia essere il vero cuore pulsante della manifestazione. Fatto di demo giocabili e incontri con gli sviluppatori in persona, dietro le quinte unici e interviste. Più lontani dalla spettacolarità manifesta, certo, ma dentro una mentalità fatta invece di praticità ed immediatezza, in pieno stile Nintendo. Musica metal. Fortissima, ritmatissima, violentissima musica metal. Questo è il primo impatto con il Direct di Nintendo, che si mostra al mondo con una nuova IP assolutamente inedita e insospettata, il classico fulmine a ciel sereno. Robottoni che combattono, effetti speciali mirabolanti, azioni in terza persona ed ambientazioni piene zeppe di flash, laser, mostri e nemici giganteschi da affrontare con spade, cannoni, calci e pugni se necessario. Che si voli o si scivoli a terra, usando poi come rampa la spada nemica per schivare un fendente, che siete soli o, sembrerebbe, in compagnia, il titolo da cercare è Demon Ex Machina. Ma non illudetevi, questo first shot è tanto intenso ed immediato quanto misterioso, dato che nient'altro è stato ancora rivelato al riguardo. Con una transizione più che azzeccata, dato il tema del primo video mostrato e senza giri di parole, il DLC di Xenoblade 2, denominato The Golden Country, si mostra in filmati cinematici e di gameplay, ingrandendo quel che era già in partenza un universo da decine e decine di ore e che adesso, a giudicare dalla consistenza dei filmati dedicati alla trama del DLC, sembrerebbe ingrandirsi ancora un altro po'. Quel tanto che basta per fagocitare il poco tempo libero rimastovi dopo le battute finali del gioco base. Abbiamo deciso di inserire questa sezione solo per mostrarvi quanto è bello il nostro amatissimo Reggie. Guardatelo bene, è proprio un GGG, grande gigante gentile, e chi meglio di lui per farci rivedere le immagini provenienti dal trailer di Pokémon Let's Go Pikachu and Let's Go Eevee? Solo lui, con la sua calma serafica e la sua morbidezza, poteva tenerci buoni mentre ci venivano mostrati di nuovo gli stessi filmati del primo trailer, ma in ordine sparso. Zen. Calma prima della tempesta, e capirete cosa intendiamo quando arriverà l'annuncio successivo a questo. Un nuovo capitolo di Mario Party, chiamato Super Mario Party, ci descrive i pomeriggi che passeremo con i nostri amici dal 5 ottobre in poi. Che siate i felici possessori di una sola Switch e di una sola cartuccia di gioco, o che abbiate invece accesso a più di un hardware e quindi a più di uno schermo da combinare se state giocando in portatilità, la fantasia degli sviluppatori si è nuovamente scatenata per offrire minigiochi per ogni categoria, dalla corsa al combattimento, ai riflessi, al timing e via dicendo. Arriva abbastanza inaspettato un annuncio che lascia sospesi fra il «è questo quello che voglio» e il «è questo quello che voglio». Un po' come ogni Mario Party che si rispetti del resto. Preparatevi a litigare con amici e parenti e alle denunce per schiamazzi dei vicini. Quando è iniziato il trailer non potevamo credere ai nostri occhi. In un battito di ciglia, senza fronzoli o torpelli innecessari, Nintendo ci mostra un gameplay anche abbastanza approfondito e lungo del suo nuovo Fire Emblem per Nintendo Switch. Classico nelle modalità, o almeno così sembrerebbe, in veste grafica simile, ma ovviamente più pulita, a quella degli episodi per 3DS, Fire Emblem Three Houses, questo è il suo nome, si prospetta come un'esperienza che nessun fan vorrà farsi sfuggire. Speriamo di saperne ancora di più quanto prima, ma intanto ci accontentiamo di scoprire che il 2019 sarà il suo anno. Chi non conosce Fortnite, il gioco che ha messo sotto le luci della ribalta il Battle Royale, colorando e movimentando l'azione già intrapresa da PlayerUnknown's Battleground? Per la gioia dei suoi milioni di fan in tutto il mondo, Switch è già da oggi portatrice sana di Fortnite, che è, come per tutte le altre piattaforme di cui si è impossessato, completamente free to play. Certo, sempre che non vogliate acquistare quella skin con la testa di pomodoro, ma voi non volete, vero? Un filmato rapido, quasi troppo rapido, mette in mostra numerosissimi titoli che entreranno o sono già entrati subito dopo la presentazione a far parte della ludoteca di Nintendo Switch. Ed in mezzo a indie o remaster delle quali già sapevamo l'esistenza, quali, preparatevi ad un lungo elenco, Wolfenstein 2, Paladins, Minecraft, Sushi Striker, il DLC per Mario Plus Rabbids dedicato a Donkey Kong, quello di Splatoon, l'Auto Expansion, FIFA 19, Fallout Shelter, Dark Souls, Mega Man 11, The World Ends With You, mamma
mamma mia, mi è finito il fiato. Black Knight, Starlink, Overcooked 2, Crash Bandicoot, Todd Treasure Tracker e, evviva l'ultimo, Mario Tennis Aces, spuntano a sorpresa titoli inaspettati quali Dragon Ball FighterZ, Ark Survival Evolved e la sua versione pixelosa PixArk. Confermato con il suo nome europeo, il buon Monster Hunter Generation Ultimate, che citiamo alla fine perché il suo nome ci ricollega al titolo ufficiale di Super Smash Bros. Ultimate. Poco meno di metà della presentazione è lasciata per il suo annuncio e persino una volta finito il Direct, il Treehouse del giorno 1 di Nintendo si apre proprio con una dimostrazione del gioco con più collaborazioni nella storia della saga, alla presenza di Mastro Sakurai, director del mastodontico picchiaduro. Quasi 20 sono i minuti di Direct dedicati a Smash, dato che al suo interno troveremo un roster composto da ogni singolo personaggio mai incluso in uno Smash Bros. Anche quelli comparsi in una sola incarnazione o quelli di cui ci eravamo quasi dimenticati. Ma che diciamo, è impossibile dimenticarsi di Snake da Metal Gear Solid o dei due protagonisti di Ice Climbers, per esempio. Capirei se vi foste dimenticati di Wolf, poverino. Comunque, il trailer mostra una insight che fa luce sui cambiamenti effettuati per ogni singolo elemento, anche il più insulso, a dimostrazione del lavoro immenso che gli sviluppatori hanno dovuto fare per riportare ai giorni nostri movenze, aspetto e feeling inalterati per ciascuno dei personaggi. E fra dettagli e minuziosità quali espressioni facciali rinnovate, bilanciamenti e quant'altro, c'è persino spazio alla fine, dopo l'annuncio della release prevista per il 7 dicembre 2018, per l'introduzione di un ennesimo nuovo personaggio, oltre agli Inkling di Splatoon, il dragone alieno oscuro bruttissimo ma bellissimo Ridley. Ah, nel caso siate fra quelli che se il controller non ha una forma assurda non siete contenti, pigliatela a ridere dai, è stata assicurata anche per questa edizione la compatibilità con il controller del GameCube.